tutte le cazzate che l'abbiamo fatte quando eravamo ragazzini, che stavamo affamati, non c'avevamo una lira, stavamo a soffrire e nessuno ci se inculava, non vedevamo tipo una via. Se ci dicevi che fate nella vita, che cazzo ne so, il criminale, qua solo il criminale puoi fare per fare i soldi, perché qualsiasi persona che lavora sta a morire di fame. Io prima ero un drug dealer, non sono un boss, non sono un gangster, non sono un cazzo, ero sono semplicemente drug dealer, uno spacciatore ero. Sogno la California, fuggire dalla fogna, sul polso la corona, Rolex Daytona. Penso che posso farmi mentre tu pensi a odiarmi. So già che non ci credi, so già che non ci ami. Ho davvero mosso quei chili, toccato le armi, sporcato le mani, vissuto il doppio degli anni. Giocano da grandi a fare i bambini, noi da bambini costretti a fare i grandi. Mamma, stiamo arrivando, eh. Già lo sapevo, infatti manco devo chiamare. Comunque arriviamo, ci mangiamo, stiamo un attimo tranquilli e poi facciamo tutto il resto, ok? Ricordo piatti vuoti a pranzo nel soggiorno, niente per primo, per secondo, per contorno. La fame leva il sonno, gli amici che intorno, ti mette rabbia addosso, l'odio in corpo, in canna il colpo. Vuoi solo avere e possedere quel che altri hanno, qui ti sveglia la vita, non serve canti il gallo. Correvo verso la fermata per prendere l'auto, ma non lo prendevo mai, finivo per perdere l'anno. Questo è mio padre, Tommaso. Tommaso con una M. Tommaso con una M. Tommaso con una M, questo è mio fratello. Questa è Cinzia, mia madre. E tutto quello che ho fatto lo devo a lei. 2014. Siamo stati 6 mesi esatti senza che entrasse un centesimo a casa. Mio marito a quel punto, visto che è un disabile, ha chiesto la pensione di invalidità, ma prima di ottenerla ci sono passati degli anni e quelli sono stati gli anni peggiori. Piangevo e dico: come faccio domani a mettere a tavola? Chi mette a tavola i miei figli? Allora che ho fatto? Mi hanno consigliato di andare nella chiesa. Non ce l'ho fatta, mi era preso un nodo alla gola, mi stava a mettere a piangere lì dentro, allora niente, sono tornata a casa, non ce l'ho fatta. E la mattina dopo mi sono rialzata un'altra volta e ci sono ritornata, scusate ma però io dentro di me dicevo: ma io devo trovare un'altra strada, questa non è una strada da percorrere, perché io non ce la faccio, è troppo forte per me sta cosa. Allora sono andata, mi hanno consigliato di andare alla Caritas. E in tutto questo i miei figli non sapevano niente. E Riccardo vedeva che a casa già erano anni che non ci stavano i frigoriferi vuoti, c'era tutte queste problematiche a casa, mi vedeva a me che a volte mi ha visto pure piangere, quindi vedeva le difficoltà e ha cominciato a fare cose che non doveva. E quindi non dormivo più la notte, avevo paura di tutto quello che poteva succedere a mio figlio. Però lui mi diceva sempre: mamma, stai tranquilla. Però io tranquilla che cosa, quando io sapevo che mio figlio faceva cose che non doveva fare, ok? Qua c'è morto mio zio, là c'è morto mio nonno, là c'è morta mia nonna. Mi hanno fatto una perquisizione a 18 anni, 19 anni, con mia nonna che stava per morire. Mi hanno fatto una perquisizione di notte per 20 grammi d'erba, porco due, mi hanno massacrato le botte qua dentro, le guardie. Sono uscito fuori, mi hanno spaccato una bilancetta in testa e mia nonna stava quasi per morire là. E vabbè, poi si è messa in mezzo a lei, è successo tutto quanto, e mi hanno arrestato e sono scappato di casa, eccetera, eccetera. Ho ricevuto una telefonata alle 6:30 circa di pomeriggio, il 2017, ed era aprile. E mi ha detto: la signora Puggioni? Allora io ho detto: sì, ci siamo i carabinieri, signora, stiamo portando suo figlio in caserma. Dico: che è successo? Signora, domani mattina c'è il processo e poi si vedrà. Io non mi hanno dato niente, quindi io quella sera sono impazzita. E poi quando è stato il momento del processo, dice: c'è mia madre qua, dice: la potete fare entrare? Allora mi hanno chiamato: signora Puggioni, sono entrata, che a me mi era preso un colpo, di che calla, mamma, lo portano via.
E invece mi fa: signora, lei è la mamma? Dico sì. Dice: lei l'accetta dentro casa? Eh? Io ho detto: l'accetto dentro casa, è mio figlio, non l'accetto dentro casa. Ma cosa sta dicendo? Cioè, voi mi dite strada, cose, io vedo questo dalla cameretta mia, ho sempre visto solo questo. Io sono stato, la gente dice: ma hai fatto i domiciliari, 400 giorni di domiciliari e ti stai lamentando? Regà, guardate, l'ho fatti qua dentro e avevo questo tutto il giorno, non potevo uscire per un'ora in un anno e mezzo. Non è facile, regà, vi giuro, state a piangere tutti per lockdown. Con l'unica differenza che col lockdown è tutto il paese che sta così. Io ero l'unico che stava così, di tutti i miei amici che andavano avanti e stavo qua dentro. Quindi, quando parlate di persone domiciliari e dite che non hanno sofferto, portate rispetto, perché se soffri sei domiciliari, ogni tipo di detenzione è una sofferenza. Dopo poco erano pochi, pochi. Sento colpi, colpi. Siamo vivi o morti, non in tuta nei blocchi, fino a che il cuore si blocchi. Soldi sporchi, jeans nuovi, mani in alto e non ti muovi. Fermi mobili, fucili su di noi, su mia mamma. Non ho mai fatto il figlio, ero l'uomo di casa già da bambino. Riempivo io il frigo. La miseria è bella se non la vivi, le canzoni se non le scrivi, non piangere fra ridi. Su mia madre, li faccio e mi stacco da queste strade. Su mio figlio, divento ricco oppure mi uccido. Fondamentalmente gli amici miei si ascoltavano tutti il neomelodico. E quindi sono cresciuto col neomelodico. Ferdinando, mi pare proprio, che c'aveva un disco di neomelodico dove dentro c'è stava sta canzone che si chiamava Intorione. Dei Cosang, quando arrivava sta traccia io sono rimasto scioccato, ho detto: questi sono napoletani e fanno rap. Da là, poco dopo, a scuola mi è arrivato questo disco con una siringa disegnata sopra. All'interno c'erano 25 brani, che erano i primi 10 tipo Odio Pieno del Colle, e poi c'era Sangue dei Truce Boys, e da là è nato un po' tutto, capito? Poi piano piano io ho cominciato a scrivere, però ovviamente, regà, cioè, quando vieni da sti posti, se io ero di Roma Centro, non è che voglio di Milano, già che ero di Roma Centro e fai musica e dici: oh, lo sai che faccio rap? Quando invece amici tuoi si sentono il neomelodico, il rap non era di moda come adesso, io non è che dicevo: scrivo le canzoni, perché mi sentivo stupido. Poi un giorno mi è presa a matto, ho detto: ho fatto una canzone dove nominavo tutti quanti loro, che si chiamava Ostia Stand Up, e ho detto: sai che c'è? Mo' registro, ho registrato, e è diventato un culto. Cioè, riavi l'auto, sentivi solo quella, i ragazzini dentro l'auto solo quella. Io metto gli amici con cui sono cresciuto, io lo faccio per il quartiere. Non solo per Ostia Lido, io lo faccio per loro, ma lo faccio per tutti i quartieri d'Italia e tutti i ragazzi che sono cresciuti come me, come Valerio, come Herman, come Andrea, come Simone, come Massimo, come Flavio, come tutti noi. Però che casomai stanno a Quartogiaro, a Rozzano, stanno allo Zenno, stanno a Secondigliano, stanno, che cazzo ne so io, nel paese di provincia d'Ancona, che manco conosco, però rappresento anche loro. Che noi non stavamo male, noi eravamo poveri, ma eravamo poveri tutti. Però all'inizio noi stavamo bene, perché stavamo tutti senza una lira, sull'auto, a fare i coglioni, a farsi le canne, a bere, non ci mancava niente, non ci mancava. Non ci mancava niente. Poi una certa, che ne so, cresci e vai al centro di Roma e la te cambia la vita e vedi quello con le scarpe da Nike, la tuta, e fai: porco due, e io sto con i vestiti di mio zio, e là te parte il criminale. Cioè, io non vi dico manco questo che ha fatto, io non vi dico un cazzo, però a una certa tutte le cazzate che l'abbiamo fatte quando eravamo ragazzini, che stavamo affamati, non c'avevamo una lira, stavamo a soffrire e nessuno ci se inculava, non vedevamo tipo una via. Se ci dicevi: che fate nella vita? Che cazzo ne so, il criminale, qua solo il criminale puoi fare per fare i soldi, perché qualsiasi persona che lavora sta a morirsi di fame. Mia madre si alza alle 6, va a dormire alle 9 di sera per rialzarsi alle 6 di mattina e va a carità a sappiare il pacco per mangiare, ma c'è qualcosa che non va. E là che c'è salita proprio la rabbia, abbiamo detto: sai che ci mandate tutti a fanculo, ma pensate che ci fa paura la galera? Guarda che fa più paura la fame che la galera. Kilo, trap so hard, 4-4, fanno la malavita. La gente gli taglia le dita e le manda alla madre, si tagliano in cella, fa meno male il dolore del corpo che quello mentale, gli manda un orecchio al PM, così spera che la condanna gli scende, la coca gli scende, la botta gli sale, sta merda per sempre come le pare, due pistole per l'aria, la tipa dall'Asia, da Mosca la cappa, la scheda è polacca sulla schiena.
Welcome trap house, bitch. Allora, in pratica questo mo è un ufficio, prima era qua, ci vivevo veramente. Ora me la so tenuta, vengo a scrivere qua, vengo, non lo so, sta casa me... Appena entro qua dentro, scrivo, non lo so perché. Ho vissuto tante esperienze dentro sta casa. Poche legali. Ci vengo a passare, che ne so, al pomeriggio vengo qua, faccio le canne, penso, scrivo. Questo era il mio armadio. Di qua ho registrato quasi tutto Cinzia. Tenendomi questa casa mi sono tenuto una parte di me che non morirà mai, perché comunque sia mi ricorda chi sono, mi ricorda chi ero, che ho fatto, mi ricorda perché lo sto facendo, perché faccio rap. Sono stato 2 mesi in Italia quando sono uscito dagli arresti domiciliari e ogni volta che andavo a Milano avevo fatto un pezzo con Arturo, non ero soddisfatto della roba che facevo e non era soddisfatto neanche Skinny, perché tanto era arrabbiato. Scrivevo canzoni solo di odio, odiavo il mondo perché vedevo che tutti ci avevano fatto e io no, era inutile. Quindi non capivo un cazzo, non mi piaceva la musica che facevo, stavo senza una lira, ho preso e sono scappato. Allora io sono venuto qua dall'Italia, senza un euro. La mia tipa stava peggio di me, calcolo. Io avevo 2.000-3.000 euro, lei c'aveva 1.500-2.000, quindi stavo proprio nella merda totale. Vengo qua e lei mi stampa sti curriculum finti. Io vado a cercare lavoro, ma ero rasti. Fra, cioè, è stata la situazione più frustrante della mia vita. Io non avevo mai lavorato, non sapevo, avevo capito che non sapevo fare un cazzo tranne quello e fare rap. Quindi ho detto, ok, che cazzo faccio? Vabbè, Corto mi dice, ti faccio via io. Vado al ristorante con Corto, mi fanno un contratto che è una barzelletta, da lava piatti, ma non ho mai lavato un piatto. Era tipo una comunità, pareva, capito? Un centro di recupero, tutti italiani, sbandati, scappati, rapinatori, cose che facevano la pizza, ma nessuno era capace. Dopo una settimana stavo là dentro e ero ritornato rasti di prima. Ti provo, fra sei passi, hai reso troppo oxy, ti serve un po' di coca. Fra sei passo, se giro con altri pazzi sopra un track nero. Con le armi come fai tu nei video, ma davvero, davvero, cano davvero, davvero, poi non torni indietro. Qui mori davvero, se non è la PlayStation. Zero. Fra tu giochi, parlano i soldi, ho il logo dell'euro negli occhi. Parlano in molti, partono i colpi, non parlano i morti. Sotto al culo un chilo, uno, alla guida zio, alla destra io, fa una preghiera a Dio. Amen, fra sei passi. Una canna? Subito! Non ho fatto una canna tutto il giorno! No, quando è arrivato qua veramente non voleva proprio più sapere niente della musica, ti ricordi? Sì. Voleva lasciare tutto, voleva lasciare perdere la musica, pensare alle cazzate. Manco volato al lavoro, quindi stava proprio fuori. Io quindi lavoravo dentro a sto ristorante, ho fatto venire a lavorare con me, l'ho convinto e poi la siamo cresciuti. Questa è storia. Aprivo Instagram e vedevo tutti gli amici miei che stavano facendo i soldi, che facevano quello che gli piaceva. E io ero ritornato un'altra volta per strada, fra. Però grazie anche a lui che mi rompeva. Come mi ha rotto il cazzo prima, via a lavorare perché non c'hai in euro, è inutile che cominci a fare cazzate. Io stai focus sulla musica. Poi da fan, quindi ero fan, sapevo che cioè, spacca e... Quindi mi ha rotto il cazzo una cifra lui, quindi avevo, che ne so, input da parte dei professionisti come Skinny e Ciro da Milano, però c'avevo pure lui che mi rompeva proprio le palle tutti i giorni, perché non fai sci roba, perché non fai sci roba, perché... Quindi a una certa ho pure detto ok, cioè io c'ho gente che crede in me, ma non solo la gente che mi ascolta, pure amici miei, collaboratori, quindi non voglio deludere queste persone. Giuro falso al processo. Parlo slang da piazza, a voce bassa, non si sa chi passa. La Lambo è così bassa, il culo è sull'asfalto, non parlo. Sulla bocca una chiusura lampo, non farlo. Vuoi fottermi, fotti qualcun altro. Chilo e Pablo, muovo la testa, non ballo.
Non cambi la testa di un pazzo, no, non la cambi sta testa di cazzo. Palazzo 12 piani, tutti ai domiciliari. Fascia piena di tatu, corpo pieno di sgarri. Vita piena di sbagli, torna se non la tagli. Spacco il grip e cavalli, sono un 44. Prendo il chilo, lo apro, c'è un delfino sul pacco. Questa bitch non la amo, questa vita la cambio. Ce l'abbiamo. Facciamo anche le sporche così magari questa va bene, non la riapro mai più nella vita. No, davvero stai dicendo? Eh sì, la teniamo così, me la fai risentire una volta? No. Una volta no, in cuffia. No, io andrei a fare le sporche così. Così, ecco. Cioè col microfono più basso però. Vabbè, mo falla così, non ci rompe i coglioni. Skinny è l'unica persona che mi insulta dalla mattina alla sera, nella vita. Però mi ha insultato così tanto che mi ha spronato a far meglio. Lui diceva, guarda che vengo, sì, guarda che vengo, registriamo, sì, io non facevo rap tipo da un anno. Dopo un anno di depressione, esatto, di Xanax, lui mi dice, cazzo, ti devi riprendere, fra, ma facciamo il first day out, come Gucci Mane, come... Cercandomi da spronare, prendendomi per la gola, perché sa che sono fan di quella roba, ma io ero totalmente morto cerebralmente, perché quello... Rinchiudere un uomo dentro un posto t'uccide. Cerebralmente. E lui comunque sia mi ha cominciato a dire, no, facciamolo, guarda, vengo io, giro anche il video, faccio tutto io. Io non ci credevo, dicevo, ok, vabbè, Luca, va bene, dai, ci vediamo. Questo mi si è presentato davvero a Torre Maura. Avevo un DJ set al Goa e suonavo il sabato, il venerdì sera, e il sabato mi sono presentato a casa tua con un taxi e il tassista gli ho detto, devo andare a Torre Maura, il tipo fa, ah, no, guarda, Torre Maura, un po' amara, ti lascio un po' prima, ma ha lasciato tipo, non so, un chilometro prima, io con sto cappotto tutto pezzato, sono arrivato sotto casa sua. Primo giorno libero. Non parlarmi. Yeah. La verità è che questo disco è stato iniziato e cestinato per 3 volte, adesso siamo arrivati tipo a un... Alla quarta volta. Ho fatto 4 dischi in 2 anni. Cioè, siamo arrivati adesso, nell'ultimo anno, ad avere delle cose di livello, quindi comunque è stato rimesso in, come dire, in movimento. Fra, ero morto. Era morto. Ero morto. Aveva le rime morte. Salvaci da loro se saremo peccati, reati occultati, non ci vedi dietro vetri oscurati. Io la prima volta che sono andato a beccarlo ho trovato comunque una persona veramente che era disinteressata a tutto, però comunque con, cioè vedi, è un ragazzo che comunque è attento a qualsiasi uscita, la mattina si sveglia, ti manda 1000 reference. Io poi sono uno mega esigente, faccio questo da tantissimo, è chiaro che se mi manda 5 pezzi e me ne piace uno solo possiamo anche discutere, cioè la musica è la sua, però tendenzialmente comunque lui mi ascolta molto. Vuoi parlarmi di cosa? Non sei Chapo né Pablo né Sosa. E vuoi parlarmi di cosa? Vuoi parlarmi di cosa? Non mi fai cavio, l'altro in pace riposa. E vuoi parlarmi di cosa? '44 non è tipo né una crew, né una gang, né un cazzo, è uno status symbol, è una cosa di testa, for real for life, vuol dire essere vero per sempre. Questo non vuol dire essere di strada ed essere gangster, vuol dire essere te stesso per sempre. Cioè essere real non vuol dire che io esco fuori e sparo in testa a una persona, capisci? Essere real vuol dire essere se stessi. Per me Luca è real, Skinny è real, Noitz è real, capisci? Pequeño è real, ognuno a modo diverso, l'importante è che tu dici quello che sei. Io non capisco la gente che dice quello che non è. Se non sei quello che dici, per me non vale un cazzo quella tua musica o la tua arte. Io prima ero un drug dealer, non sono un boss, non sono un gangster, non sono un cazzo, ero sono semplicemente drug dealer, uno spacciatore ero in mezzo alla strada. Quando sono uscito dai domiciliari, dopo 3 mesi stavo rifacendo la stessa cosa e lui mi ha detto, sei un coglione. A furia di dirmi sei un coglione, sono diventato forte a fare. Palazzo 12 piani, tutti i domiciliari, fascia piena di tatu, corpo pieno di sgarri, vita piena di sbagli, torna se non la tagli. 44, prendo il chilo, lo apro, c'è del fino sul pacco, questa bitch non la amo, questa vita la cambio, metto modalità aereo sull'iPhone, 10.000 nello del resort mentre lei fuma l'Icos, sulla faccia c'è Cinzia, sulla testa c'è Michael, mi sento Pablo quando brucio a Milli per scaldare i figli, siete finti, girano i film sui miei amici, i tuoi amici fanno i G ma sono dei bimbi, pull up sopra una Porsche, una fake, finiremo sui libri, non finiremo sui TG, palazzi alti infiniti, soldi diventano chili. Sapete dov'è Manduria? Lo sapete dov'è Manduria? Neanche io. Lui viene da lì.
dal profondo sud. È arrivato al top in Italia nell'industria, col rap. Questo è Ciro. Due parole, il gangsta rap in Italia. Dico, ti piace il gangsta rap? Vuoi il gangsta rap italiano? Ascolta lui. Si legge in faccia quando uno viene da determinati contesti, e non vuol dire aver fatto cose brutte, non è necessariamente quello, è quel senso di appartenenza a un sottomondo che comunque ti ha cresciuto e che comunque ha formato la tua mentalità, e non è osannare quella vita, ma dire che comunque l'hai anche subita, l'hai vissuta, l'hai vista, e devi avere anche lo stomaco. Cioè, secondo me la figata del rap in generale e la figata del gangster rap in generale è che parti da un contesto brutto e non è che lo glorifichi, lo fai diventare figo. Però la forza di poi di tutta questa roba, la forza di tutta questa cultura è che un ragazzo di Ostia che è cresciuto a decine di migliaia di chilometri da quello che facevano a Brooklyn, da quello che facevano a Los Angeles, si sente rappresentato da gente che lui non ha mai visto nella sua vita. Per carità, io sono uno che pensa che ognuno debba esprimersi come meglio crede e raccontare quello che vuole. L'importante è che tu racconti la tua vita. Questo è quello che credo, e credo che Cinzia sia un disco in questo senso molto importante, cioè che può far vedere che anche ragazzi di un certo tipo di contesto hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da dire anche interessante. Sentiti la mia musica come ti guardi Scarface, sentiti la mia musica come ti guardi Il Padrino, cioè non emula quello che faccio, io non so un buon esempio. Io voglio che io faccio sta musica proprio per far capire alla gente, non fa delle cazzate che ho fatto io, porco Giuda. Capisci? Un sogno, Big Mitch BMF, coi milioni dal niente, coi mattoni come cantiere, da stare in quartiere a star del quartiere. Ho visto carriere finire in condanne, collane diventare dosi, amici gelosi, leoni diventare topi, frost e pazzo. La scelta che ha chiamato l'album col nome mio dimostra quello che ho detto fino adesso. Il grande amore che c'ha per la mamma, la stima che anche come io ce l'ho per lui, lui ce l'avrà per me, è sempre stato molto sincero, ok? C'è stato molto dialogo, ecco, forse la parola giusta è che abbiamo avuto sempre molto dialogo tra di noi, e forse questo ha creato con gli anni, crescendo, ormai è grande lui, forse ha creato sempre questo, alimentato questo grande amore, e secondo me come se fosse un riconoscimento. So, fa sentire una canzone che si chiama Air Force. Vorrei soldi che non ho, il doppio sul cotto, un'altra Air Force bianca come quella che indosso, così in un'altra nuova, ricordi le scarpe che volevo sempre da bambino. Andavo a scuola senza zaino, non pensavo un cazzo. Mamma puliva le scale all'interno del palazzo. Non avevo tanto, ma non avevo altro. Era ok, non mi pesava. Erano tutti come me nella mia scala. Nessuno aveva casa, solo una stanza. C'è chi dormiva in quattro in una camera. Noi stavamo in tre ed era una favola. Io con papà e mamma, le mie zie in un'altra. Nonno e nonna in sette in una casa. Ma era ok, a noi ci bastava. Ed è ok finché non cresci e non realizzi. Non capisci i sacrifici, le lacrime nascoste tra i sorrisi. La fame e la povertà non è non avere vestiti e rimanere senza cibo per far mangiare i figli. Non è stato più ok da lì, non è stato più ok perché capii che non era più tempo per essere bimbi. Vorrei soldi che non ho, il doppio sul conto, un'altra Air Force bianca come quella che indosso, così in un'altra nuova se in capo la sporco. Non ricordo più l'ultimo giorno che ho detto non posso, bro. Vorrei soldi che non ho, il doppio sul conto, un'altra Air Force bianca come quella che indosso, così in un'altra nuova se in capo la sporco. Non ricordo. Grazie. Grazie a te, vita mia. No, grazie a te per tutto quello che hai fatto per noi. L'ho fatto, vita mia, l'ho fatto. Ci hai campato, a tutti, mamma. No, ma che te. Ci hai tirato su a tutti. Ma sono su. Madre, è giusto che sia così. Ma non so tutte così le madri, ma. Io mi sento bene, mamma. E tu lo sai bene, perché tua madre non è come te. No, è una bastarda. Ecco. E questo che mettetecelo. L'inferno. Le bugie. Ho sempre detto le bugie nella vita mia. Bugie alle guardie, bugie a mia madre, bugie alle donne, bugie, 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 bugie. Sono cresciuto in determinate situazioni, in determinati posti, che più dimostri chi sei davvero e più ti va contro.
più dimostri amore e più sei un coglione da sfruttare. Più dimostri gentilezza e più te provano a sovrastarti, a ciaccarti i piedi. Quindi ho dovuto mettere comunque sia uno scudo di fronte a me. E poi entrano tante di quelle persone, soprattutto donne, entrano tante di quelle persone nella mia vita, che se io sono me stesso con tutte, tutte conoscono chi sono e divento vulnerabile all'occhio di tutti, quando io non lo voglio essere. Mi salvaguardo. Solo Dio mi giudica. Sono 44 per davvero, per la vita. Polizia per la via, solo Dio mi giudica. Un fratello mi guarda dall'altro, un altro sta a fianco con me nella via. In quartiere non cambiamo vita, siamo ria. Solo Dio mi giudica.